tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Daniele Belcastro e finalmente siamo arrivati a Rimini. Per la squadra adesso siamo io, Davide dietro la videocamera e poi abbiamo un'altra persona di là che adesso vi faccio vedere e adesso vi faccio un bel house tour. Questa bellissima casa che abbiamo prenotato un sacco in anticipo, infatti è veramente bella. Questo qua è l'ingresso, qui poi arriveranno Giulio e Mattia stasera da Milano che ci raggiungeranno e adesso vi faccio vedere il resto. Qui abbiamo la cucina e ecco Francesco che non so ciao ragazzi, ciao Dani. Se vi ho mai presentato, ma io negli ultimi due mesi ho fatto il 90% dei miei allenamenti con Francesco, che è l'unico che ha tenuto i miei carichi per tutti i due mesi, quindi è stato un ottimo compagno. Poi qui abbiamo un piccolo salottino con la cucina, di qua abbiamo la prima camera con il primo bagno e ecco abbiamo già le zanzare e poi andiamo sopra dove c'è la mia camera per ora, visto che stasera Giulio e Mattia arriveranno tardi, ma io devo andare a letto presto, quindi mi chiuderò qua sopra e speriamo che non facciano troppa confusione. E qui abbiamo una cameretta veramente carina, ho già iniziato a disfare i bagagli e per ora sono solo. Di là c'è il bagno autonomo e che dire, questa casa è veramente bella e adesso vi portiamo con noi in questi due giorni a Rimini. Meno 5 siamo venuti a fare spesa per stasera e per domani. Le fragole non sono tanto belle, no? Dai, qua. Siamo in 4, 5 siamo. Siamo 5 domani. Vai. Io vorrei kiwi. Ho mangiato kiwi tutta la preparazione. Gli asparagi. Fra, li prendiamo o no? Sì, per me io non mangio. Ah, prendiamo gli asparagi. Asparagi perché sono diuretici, così togliamo tutti i liquidi dati dagli esami e dallo stress. Prepalco essenziale, puro zucchero che comunque ti serve forza, prepalco. Poi gallette, fra. Se non ci sono le gallette siamo finiti. I cereali, cereali. Complex. Per me per forza. Allora ragazzi, spesa fatta, forse abbiamo esagerato, ma ci sta, noi abbiamo fame, quindi dopo la gara dovremo mangiare tantissimo. Ci hanno cacciato dal supermercato, quindi il famoso video la spesa del palestrante in realtà non funziona. Vi dovete mettere d'accordo col supermercato perché sennò vi cacciano. E adesso l'obiettivo sarà quello di rilassarci, goderci questa giornata e poi andiamo a fare l'iscrizione dopo. Perché non è il bodybuilding tu fai stendere solo il braccio, okay. Perché l'altro addome no, tanto c'è l'espansione, quindi prende le gambe. Invece qui noi, io devo abbassarla per far vedere qua. Ok. Poi guardo qua. Pesatina, no? Ok. Meglio? Sì, va. Stiamo andando a fare l'iscrizione e siamo in bici perché non abbiamo ancora macchine. Finché non arrivano Giulio e Mattia siamo a piedi. Ora speriamo solo che ce le faranno lasciare queste bici in lungomare, se no avremo grossi problemi, ma vi teniamo aggiornati. Allora ragazzi, la nostra spedizione è andata bene, siamo vicinissimi all'albergo, ci siamo fermati qua perché mi va un'ultima Coca Zero prima della gara e siamo molto in anticipo perché io in realtà vorrei il numero uno della qualifica, ma adesso vedremo, intanto andiamo a fare l'iscrizione. Siamo arrivati all'hotel, stiamo per fare l'iscrizione e finalmente mi sto rilassando. Sono davvero contento perché è stato un periodo faticoso, perché a differenza dell'anno scorso dove avevo avuto gli esami e poi una settimana intera per concentrarmi sulla gara e per godermela pieno, quest'anno come avete visto è stato veramente veloce. Ho finito gli esami ieri, ho finito la mia triennale in Bocconi, adesso siamo già a Rimini e finalmente ci stiamo godendo questa esperienza per cui ho faticato tanto e soprattutto domani mattina non vedo l'ora di salire sul palco e far vedere ciò per cui ho lavorato e cercare di prendermi il miglior risultato possibile. Perché alla fine la vita è fatta di momenti e io mi voglio godere questo momento a pieno. Ora andiamo a farci l'iscrizione, poi prendiamo il tagliandino, andiamo a cena e domani mattina ci svegliamo e saremo la prima categoria a salire sul palco. Delle cose che ho imparato in questa preparazione, che nella palestra, come per tutte le cose nella vita, va bene godersi i momenti da soli, va bene cercare di raggiungere i risultati, ma se poi vuoi fare il salto di qualità, devi trovare una persona che abbia fame come te e che voglia supportarti e raggiungere insieme i risultati, insieme a te. E io quest'anno ho trovato Fra e ci siamo incontrati praticamente per caso. Sì, è vero. Vabbè, già andavamo al primo anno insieme, quindi in classe, però non ci eravamo mai beccati per uscire altro. E invece quest'anno ci siamo trovati in palestra e abbiamo deciso di allenarci insieme, perché lui mi supportava tantissimo e ogni volta che dicevo che mi dovevo allenare si faceva trovare in palestra e spingeva quanto me e alla fine eccoci qua, sì, esatto. Siamo arrivati a Rimini. Stesso mindset. E adesso ci godiamo questa bella esperienza insieme.
Sono le 10:30, la stanchezza sta iniziando ad arrivare perché mi conoscete, alla fine gli vado a letto veramente presto. Abbiamo fatto l'iscrizione, sfortunatamente non sono il numero 1 come la qualifica, ma sono il numero 7, che in realtà è il mio numero preferito. Quindi sono veramente contento e non vedo l'ora che arrivi domani. Per cena abbiamo avuto il solito riso e tonno, perché alla fine è la cosa che digerisco meglio, e pochissime verdure, perché l'altra volta ci hanno fatto qualche scherzetto. Ma ora io vado a dormire. Buonanotte! Buongiorno ragazzi e benvenuti a Rimini Wellness. Ragazzi, siamo entrati in fiera, c'è un sacco di fila fortunatamente, visto che gareggiamo ci hanno fatto entrare. Sono le 9:20, io fra 10 minuti vado a fare il colore e poi gareggiamo subito alle 10:15, quindi non vedo l'ora, noi ci vediamo dopo. Sono le 10:20 ragazzi, credo, forse un po' prima. Adesso iniziamo la ricarica, visto che la gara è di mattina. Solo 4 gallette con un po' di miele, poi mezza bustina di sale prima di salire sul palco. Adesso mi inizio a riscaldare e niente, fra 40 minuti gareggiamo. Ragazzi, la gara è finita, dopo magari parleremo di come è andata. Ovviamente io adesso mi devo godere un po' la vita, come abbiamo detto, quindi adesso vi porto la mia giornata in fiera e vi faccio conoscere tutti i miei amici e le persone che sono qui con me. Allora noi andiamo, eh? Ciao, papà. Grazie. Ci vediamo. Ciao. Ciao, ciao. Bravissimo, eh? Ciao. Grazie, eh? Mi ha fatto molto piacere. Ci vediamo presto. Ragazzi, alla fine è bello. È bello soprattutto condividere i momenti. Ringrazio i miei genitori che alla fine sono partiti stamattina, hanno visto la mia gara e sono già in viaggio per tornare a Perugia. Sono qua con Marco, un mio caro amico con cui ho condiviso la preparazione, perché infatti facciamo parte dello stesso studio di personal training e fortuna. E voglio ringraziare Marco perché stamattina ci siamo ritrovati qua e se non ci fosse stato lui non sarei riuscito a fare il riscaldamento, perché alla fine eravamo solo io e lui. E soprattutto in tutti questi mesi, tutti questi giorni abbiamo parlato, ci chiedevamo quanto mangi, come ti stai allenando, e quindi grazie Marco, e sicuramente hai fatto una bellissima gara, ma so che nei prossimi anni tornerai con una condizione migliore. Grazie mille a te Dani, mi sono divertito tantissimo e prossimo step è la vittoria. E noi adesso ci continuiamo a godere la fiera. Allora, siamo qua, abbiamo finito, Dani ha appena finito di fare la gara, ora non c'è, però commento freddo, diciamo che poteva andare meglio, secondo me ha fatto il suo, deve essere contento. Noi gli abbiamo dato tutto il supporto che potevamo dargli e speriamo che di divertirsi stasera.
il vero divertimento non è stato oggi, ma sarà stasera, ve lo assicuro. E allora lo stai assaggiando alla fine? Ah, c'è. Grazie. Ciao. Matti, adesso mi farei arrabbiare, ma quanto sarei dovuto arrivare secondo te? Onesto, non mi arrabbio. Onestissimo. Più. Vai. Okay. Prometti che non ti arrabbi? Dai. Va bene. Allora, secondo me hai fatto una bellissima gara. Però. Sinceramente. Il quarto posto, secondo me, un pelino più basso di quello che mi aspettassi. Quindi? Secondo me ti saresti potuto giocare un terzo, certo, secondo posto. Allora, sì. Però, ma io volevo vincere, però... Secondo me, solo per alcuni aspetti, terzo, secondo posto. Tutta colpa dei miei poveri addominali e del mio vabbè, mezzo però quello, peso. Quello vabbè, è però tutto, meglio tutta quarto genetica. Che secondo, sincero. Vabbè, secondo ci sì. Era rimasto veramente male. Almeno, beh, almeno hai sofferto, ma non troppo. No! Volevo fare il piegamento! Eccoci qua. Franci, tu adesso Mattia mi ha dato un terzo posto, mi ha fatto male, però lo sappiamo, Mattia è veramente cinico, tu quanto mi davi? Allora, secondo me, a prescindere da tutto, nessun rimpianto, perché abbiamo visto tutte le condizioni che hai portato e secondo noi... Un terzo posto, terzo come, posto. Come Mattia era assicurato. Allora ci dobbiamo posto. Tenere questo quarto posto, sì, va bene. Però nessun rimpianto veramente. Torneremo prima o poi, con degli addominali più tirati torneremo, però più poi che prima, dai, adesso ci rilassiamo un attimo. Continua la nostra giornata in fiera, io sto iniziando ad accusare un po' la stanchezza, perché alla fine stasera, no scusate, ieri sera ero veramente eccitato e ho dormito male, poco, poi abbiamo gareggiato, adesso sto mangiando e mi sta venendo un po' l'abbiocco perché tutti questi carboidrati e grassi non li vedevo da 4 mesi, però continuiamo la nostra giornata e poi non vedo l'ora di uscire stasera e godermi una bella serata con i miei amici. Quello lì ha vinto 7 Mister Olimpia, poi c'è anche Ronnie Coleman da qualche parte che ne ha 28, però non è pervenuto ancora. Ovviamente la foto non la faremo perché la fila non la vogliamo fare, ci vogliamo solo rilassare, ma magari dopo lo vediamo. Ragazzi, questa giornata è giunta al termine, stamattina abbiamo gareggiato, poi ci siamo goduti un po' la fiera e adesso voglio concludere questo video perché poi andremo fuori a cena, ci godremo una bella serata e soprattutto stasera andrò a letto molto tranquillo perché è uscito anche l'ultimo voto della mia triennale in Bocconi, quindi abbiamo concluso ufficialmente anche quel percorso e ci tenevo a ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questo bellissimo progetto, del progetto Devi Solo Crederci, la mia famiglia, la mia ragazza, i miei amici, in generale tutte le persone che magari oggi mi hanno mandato anche solo un piccolo in bocca al lupo, a cui ho tenuto veramente tanto. Ora, se a voi questo video vi è piaciuto, mettete un like e soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!